Buongiorno amiche, oggi in questo mio lavoro, siccome devo fare il punto stuoia, vorrei insegnarvi questo punto. Io sto utilizzando un filo moulinet a un filo. In questo modo si va a riempire tutto questo gattino che io avevo iniziato da questo lato, ma oggi ve lo faccio vedere da questa parte per farvi capire come si inizia. Prima si fa sempre il punto fermo. Così. Dopo inizio per diritto. Così. Faccio una linea e dove qui basta un solo punto, guardate, perpendicolarmente a questo punto faccio un piccolo punto verso sotto. Poi vado di nuovo da sopra. Verso sotto, così, e inizio sempre a fare uno, due o tre punti verticali. In questo modo, in questa linea che si viene a formare verticalmente, cercando di non sovrapporre all'altro filo, ma che però non venga neanche molto staccato. Per non creare spazi. Così. Vediamo se vi posso far vedere più da vicino. Vedete? Un punto. Un altro punto. Un altro punto. Questo gattino è stato fatto tutto con questo procedimento, cercando di intercanalare, diciamo, ogni punto successivo non nello stesso punto dell'altro, affinché i punti non siano, diciamo, tutti allo stesso punto. Deve venire un lavoro abbastanza diritto, piatto, e anche dal rovescio non deve venire accavallato come punto piatto. Vedete? Il rovescio viene un po' vuoto, un po' pieno. Mai accavallato del tutto. Vi auguro un buon lavoro e a presto. Ciao ciao amiche.